è onda tranne ciò che è particella e quello che è che non è contemporaneamente ma queste sono cose da nerd quantistici che non ho mai capito e quindi facciamo che tutto è onda bene ora che ho detto l'unica cosa intelligente che so posso fingere di avere un sacco di argomentazioni a riguardo e altre idee profondissime e parlare per 14 minuti senza dire nulla come faccio sempre ma gesticolando in modo che sembri che io abbia realmente pensato a tutte le cose che escono dalla mia bocca. Cavolo, mi hanno dato un palco, un quarto d'ora di tempo e una piattaforma che può arrivare ovunque a chiunque, e io svelo il mio trucco alla seconda frase, invece di dire tutte le cose pseudo intelligenti che ho imparato. Ma in realtà è vero, questo è realmente e semplicemente tutto quello che faccio. Io dico cose. Le incastro, incastranti costrutti che non tutti capiscono, ma che belli o brutti carpiscono l'attenzione e danno illusione di illuminazione prima di svanire in vapore di parole vuote. Ma argute. Argomento sempre ciò che dico, per questo ricomincio da capo. L'essere onda non è la sola cosa che avrei da esporre, ovviamente, è che vorrei imparare a far sentire davvero le idee che ho da dire. Riuscire a trovare il modo di renderle vive, vivide nell'iride, irrorare aridi arti con l'arte di esprimere. È il primo concetto su cui son certo di volermi concentrare, che altro vuoi che sia se non la poesia. Ecco, per me la poesia è poesia quando è poesia di poesia. Semplice, chiaro, lineare. Spiego perché qualcosa ci piace e qualcosa no? Diciamo spesso che cose o persone sono sulla nostra lunghezza d'onda. Ecco, è solo e soltanto questo, la frequenza di consonanza. Se il resto non ti resta dentro, ma una fondamentale assona con la forma mentale del sono, hai trovato un tesoro prezioso che non ha prezzo. Disprezzo chi pretende di universalizzare il proprio sentire. Non potrai mai dire questa è poesia per chiunque, perché siamo onde diverse e i versi che ci fanno vibrare possono variare, e non solo da persona a persona, ma anche da momento a momento. Davanti a un tramonto che mozza il fiato da quanto lento e continuo è il mutamento di colore, calore, sapore del sole, le sole parole che possono venire sono di stupore. Ecco, ora prova a trasporre in scrittura la poesia che hai esperito. Perché il tramonto, la poesia primigenia, la fonte di onde di ispirazione, da una parte c'è chi i tramonti non li sopporta, perciò non importa, l'impronta sonora non trova sponda, ma chi ama quell'onda di piena, che è un panorama, che richiama e ricama ricordi, non potrà mai analizzare e riportare pedissequamente ogni istante in cronaca asettica d'immagine statica. Se vuoi mettere in poesia una poesia, la tua poesia deve essere poesia per qualcun altro. Devi trovare il modo di far sentire quel che hai provato assaggiando il tramonto. Per questo non mi monto la testa e non dico di essere poeta. Se quello che scrivo ti è un po' poesia, avrò fatto la mia rivoluzione. E questo vale per il teatro, una canzone, per ogni emozione, per mille milioni di situazioni. Diavolo. Prima pensavo di non aver nulla da dire e invece ora non mi bastano questi pochi minuti. Scusate, munitevi di pazienza e attenzione perché, nonostante io sia soporifero, sono iperattivo. Ma pigro, ansioso, ma calmo colmo di rabbia e pacifico, girovago e fermo, mi informo, ma ho pensieri informi, insomma, sono onda, sono mare, sono mappa. Ma partiamo da quel che ho imparato. L'amore, come l'anima e Dio, ce lo siamo inventato. E tanto quanto la poesia non puoi dire cosa sia per chiunque. E quindi inventiamolo bello, non litigarello, tossico, complesso o basato sul possesso. Il sesso è stupendo, finché lo è per tutti gli esseri coinvolti. E quei molti esaltati, coi volti turbati da gusti assurti appostulati, si sono dimenticati della fortuna di essere nati. Se qualcosa esiste, non è contro natura e può fare paura o essere un male se letale per umano o animale, ma le male lingue battono perché non hanno altro da fare. Puoi colmare i tuoi vuoti, colmare di infiniti racconti, raccolte di saggi, raggi di sole, parole, parabole e favole. Per eoni puoi perderti in aneddoti adatti ad ogni situazione, ma è l'azione, la miglior soluzione all'indecisione. Il danno peggiore è il non sapere, parlare, è chiarire. Se in positivo o in negativo, finché non è in positivo, importa poco che se ferisce più la lingua della spada, il silenzio uccide. Quindi uscite di qui e dite l'amore, aprite via nuove esperienze, nutrite la mente, pensando sempre al bene comune, ma con una visione di insieme, perché il mondo non è solo bianco o nero. Lo spettro è perfetto perché è pieno di grigi. E seppur completo, non è mai compreso per intero. L'intento dell'intelletto è permetterci di allargare gli abbracci, permetterci impari, non marciamo più celeri, impariamo a fermarci che le maree sono belle anche per le pause tra l'una e l'altra. E le pause sono belle perché poi finiscono. E finire è bello perché poi si è liberi di fare altro. E essere liberi è il bello dell'essere vivi. La libertà, come l'anarchia, non è l'assenza di regole o freni, ma è scoprire l'essenza di tutto e aiutarsi a far bene. Le leggi migliori sono le più liquide. E qui devi sapere che oltre a bere, mangiare, andare di corpo e amarsi, il quinto piacere, piacere più grande è l'imparare. E seppure io sia qui a blaterare, l'unica cosa che, penso a, che continuo a pensare è che non so abbastanza da potervi insegnare alcunché. E allora perché sto parlando? Forse chi mi ha chiamato qui sta raschiando il fondo. O forse rischiando, ho fregato tutti, stordendoli di parole. Però ora che posso perorare cause e dir ciò che voglio, cerco di vagliare e convogliare tutto quello che spesso non si può esternare. Ho detto che l'amore è un'invenzione. Ecco, per me, un'essenza superiore non esiste, si sta e fa bene anche senza. La speranza della sopravvivenza umana è nella scienza, non in qualche credenza che pretende di avere il potere sulla coscienza con dei perché sì senza alcun fondamento. Non mento se dico che ci illudiamo di avere uno scopo lottando per salvare il mondo che se la cava da solo. Non serviamo a nulla e non abbiamo senso. E questo può essere un peso, lo so, ma può anche darti il motivo stesso per cui fare tutto, che è brutto, e lo dico spesso, ma siamo un caso. E quindi perché non possiamo sfruttare ogni attimo per seguire il bello? E non parlo di quello puramente estetico e soggettivo, perché la scala di giudizio, figo o sfigato, non ha alcun valore. È il discrimine peggiore che si potesse inventare. Non che io trovi ragioni nelle inveterate distinzioni istintive tra pelli che belligeranti ribadiamo da ere. Ma è accettare che il male dia via ad altro male. È cedere al peggio senza intervenire, come quando senti dire lo sai come è fatto, o se lo può permettere. Per mettere le cose in chiaro, vogliamo ammettere che il male è sempre una scelta. Facciamo tutti lo sforzo di andare contro all'istinto, ma perché se uno stronzo fa lo stronzo viene giustificato? Mi oppongo. Espongo il problema. Il male è facile ed è fragile chi lotta per stare fermo nel decidere il bene. Abbiamo tutti il nostro inferno in fondo all'interno, ma nessuno ha il diritto di infliggerlo agli altri. Perché se un carattere forte prevarica chiunque siamo tutti tenuti a accettare e si crede normale che rimanga tale? Quale promessa questo mondo ti ha infranto per farti svegliare incazzato ogni giorno e imporre agli altri la tua frustrazione? Sei responsabile di ogni tua azione e reazione esattamente come ogni altro essere di ogni nazione. A proposito, anche queste sono un'invenzione quando abbiamo intenzione di scioglierle. E dall'altra parte, se uno... Se qualcuno si sforza di scegliere il bene, ogni tanto tenta di riprendere fiato, è un ingrato. Mi sorprendi, mi deludi, non ti facevo così. Siamo gli errori che non ammettiamo e accettarci è ancora e sempre lo scoglio maggiore. Per me la regola aurea è da aggiornare, anche solo per semplice aggiustamento matematico. Non trattare il prossimo tuo come te stesso, ma prova a far meglio. Che se uno dei due è uno stronzo, avrai compensato il divario che separa dal giusto. Questo è il senso che Woody ha messo in basta che funzioni. Le utopie restano tali perché noi non siamo esseri umani. Domani, davanti ai tanti quesiti che vi verranno impartiti da partiti, petizioni, Patiti, perizie, pulsioni, punizioni, pandemie, passioni, persone, provate a pensare a che parte del, dell'onda volete che segua. Ogni minimo scarto dal passato al futuro è racchiuso nell'ora e in quel che credete, credete sia meglio. E niente è dovuto se non il rispetto. Ogni filo di vento che siete diventa increspatura sul pelo dell'acqua fino a... Che non si espande a tutto lo stagno. Avete in pugno il bene del mondo e capisco il piacere di avere il potere che porta a pensare a sé e a nient'altro, ma il nostro valore è quel che creiamo. Siamo animali sociali, non ci bastiamo. Ma stiamo coi piedi per terra. Sempre finché ci sarà aria, visto che la stiamo mettendo a ferro e fuoco, come acqua, suono, luce e sangue, siamo onde. Fatte per restare a contatto con tutto e tutti. Siamo quel che scegliamo di essere. E se credi che sia tuo diritto avere tutto, perché sei, sei nato dal lato giusto di un patriarcato capitalista, sappi che capita esista sempre il rovescio della medaglia che ti sei dato da solo. Una solo può essere il migliore del mondo, ma se nessuno è all'ascolto, andrà dissolto nel vuoto. E inoltre un voto dato a chi discrimina e incita a odiare è un crimine, è inoltrare a oltranza l'illusione e l'istanza della legge del più forte che porta a chiudere porte e a perdere cultura. In realtà, la natura dell'essere umano è tender la mano. Non sono nessuno, ma se posso avvisarvi vis-à-vis. Vi state scavando la fossa da soli voi stronzi, perché anche se frivolo, inutile, effimero, il mio piccolo e umile obiettivo è che all'arrivo, quando anch'io avrò finito i miei battiti, altri animi affini assonino in spartiti migliori. Signore e signori, l'unico vero valore che abbiamo è il respiro del ricordo che lasciamo.